Non sono mancate perplessità sull'aumento dei consiglieri d'amministrazione di Cremona Fiere. Ieri il Consiglio Comunale ha approvato la modifica dello statuto che prevede 16 componenti oppure 17 se con voto congiunto il Comune, l'ente provincia e la Camera di Commercio chiederanno di aumentare la propria rappresentanza. Venerdì 29 è in programma l'Assemblea dei Soci che approverà il nuovo statuto ed eleggerà il Consiglio d'amministrazione. Presidente uscente Roberto Zanchi, eletto 2 anni fa su indicazione dell'Asso Industriali, quando l'Assemblea si dimostrò divisa. Alcuni, infatti, al momento del voto uscirono dalla sala. Si trattava dei rappresentanti di APA, Coldiretti e Consorzio Agrario, tutti riconducibili alla Coldiretti. Erano usciti anche API, Confartigianato, ASCOM e CNA, perché avevano chiesto il rinvio del voto, mentre gli enti locali premevano per decidere subito. La crisi economica che grava sull'intero comparto nazionale ha indotto a modificare lo statuto in modo da poter inserire nuovi soci in grado di sostenere le manifestazioni che altrimenti potrebbero essere trasferite altrove. 5 anni fa Cremona Fiere contava più di 90.000 visitatori professionali e in tutto 160.000 ingressi. Alla riapertura, dopo il Salone del Cavallo Americano, tra l'11 e il 13 settembre, 3 manifestazioni hanno ancora data da definire. Di costi non se ne è parlato, anche perché comunque è una cosa che riguarderà principalmente il Consiglio di amministrazione che si instaurerà. L'aumento di poltrone è previsto più che altro per dare rappresentanza a tutte le categorie economiche, quindi anche se effettivamente sono tante, perché 17 poltrone sono tante, è giusto far rappresentare tutte le categorie economiche, quindi è una cosa indispensabile. La fiera è una ricchezza condivisa dalla città cremonese e dalle sue categorie, agricolo, commercio, industria, e quindi è giusto che siano rappresentate tutte.